14ª giornata dell'economia presso la Camera di Commercio di Fermo, organizzata in collaborazione con Union Camere Marche, dal titolo Futuro Fermano, per fare un focus su quella che è la situazione del territorio, ma anche l'occasione di raccordarsi tra tanti esperti per poter esprimere un'idea di futuro, quello che possa essere appunto la prospettiva del Fermano. Io sono stata nominata il 3 di maggio amministratore delegato della Cassa di Risparmio di Fermo e sono molto orgogliosa della fiducia che ho ricevuto. Proprio perché è meno di un mese che sono stata insediata, io credo che io debba innanzitutto ascoltare. Sono oggi qui per ascoltare. Quello che posso dire con una certa sicurezza è che quello di cui tutti noi abbiamo bisogno è guardare al domani con più coraggio, cioè smettere di pensare che la crisi sia un processo che non ha fine. Credo che la fine della crisi cominci innanzitutto proprio dalla capacità di affrontare i problemi del singolo giorno guardando al domani. Ecco. Credo che il nostro territorio stia attraversando ancora un momento delicato. Vedo però tanti giovani pronti a raccogliere l'eredità, la bella eredità del nostro territorio, e quindi voglio guardare il futuro con grande fiducia. Io penso che una delle nostre responsabilità sia proprio quella di ricreare fiducia nelle istituzioni. Le istituzioni sono state parte attiva della storia del nostro territorio, devono tornare effettivamente al centro. E possono creare una grande rete attiva per nuovi metodi, per cercare di far emergere le energie che ci sono. Ecco, quindi io ritengo che anche una mia grande responsabilità sia quella di riuscire a riportare le istituzioni al centro e a godere della fiducia necessaria perché facciano il loro ruolo. A fare gli onori di casa il presidente della Camera di Commercio di Fermo, Graziano Di Battista, che ha ospitato tante importanti istituzioni come il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, che ha portato il proprio saluto. Ma io ringrazio veramente la Camera di Commercio di Fermo per questa opportunità che dà a noi e a tutto il territorio. Detto questo, io credo che il territorio vedrà un futuro che passerà sul suo protagonismo e la voglia di rischiare qualcosa in più rispetto a quello che è sempre stato. Posso dare un piccolo esempio, un piccolo dato. Ieri in comune abbiamo presentato il sostegno alla prima delle start-up accostate al comune di Fermo dopo l'apertura dello sportello Europa, dei ragazzi che hanno praticamente inventato qualcosa di nuovo. Il comune darà anche il posto per progettare, per poter lavorare, se riusciamo a intraprendere così la vicinanza al territorio, io credo che possano esserci margini positivi. Innovazione a partire dalla pubblica amministrazione e soprattutto credere, scommettere sui ragazzi, se no i talenti migliori di questa terra se ne andranno fuori, se ne andranno in altre regioni, in altre grandi città, all'estero, e non ce lo possiamo permettere. L'indagine è stata a tutto campo con l'esperto sociologo Massimiliano Colombi, che ha dato una fotografia precisa di quella che è la situazione sociologica del Fermano. La consapevolezza che dobbiamo avere è che siamo dentro la quarta rivoluzione industriale, che si caratterizza per alcuni casi specifici, in particolare per coniugare la produzione, ad esempio, con l'internet delle cose, con i big data e con altre realtà dell'innovazione tecnologica. Se perdiamo questo treno sarà impossibile recuperare produttività, e proprio perché questo salto tecnologico è necessario cambierà sia il modo di produrre che di stare nelle nostre aziende. Quindi è una sfida che riguarda gli imprenditori, che non possono continuare nella via esclusivamente della tradizione, riguarderà i lavoratori che avranno necessità di coniugare tradizione con la capacità di essere digitali e quindi con la capacità di governare processi tecnologici, riguarderà le banche che dovranno essere capaci di finanziare questi processi di innovazione tecnologica, riguarderà le istituzioni che dopo essere state attente ad acqua, luce e gas oggi avranno una grande responsabilità nella costruzione delle reti. Nessuno è escluso,
Per questo sarà importante pensare ai territori, non tanto a microcentri di ricerca Casarecci, ma una grande connessione con i grandi centri di ricerca a partire dalle università marchigiane, in particolare con quelle università che stanno facendo dell'innovazione tecnologica il loro driver principale. Non poteva mancare l'Università Politecnica delle Marche con un docente di informatica che ha presentato le nuove prospettive proprio sul versante informatico e quelle che sono le più importanti innovazioni di cui questo territorio ha bisogno. Dentro questa idea di nuova rivoluzione industriale, di Industria 4.0, di innovazione, ci sono già molti movimenti in atto. C'è chi utilizza camere multispettrali e droni e da questo territorio fermano parte per innovare il mondo dell'agricoltura. C'è chi tenta stampaggi e brevetta annualmente nuovi materiali e li inietta in maniera quasi automatizzata all'interno di tessuti e pellami nel nostro grande mondo della moda fermana. E c'è chi nel mondo tecnologico continua a ideare e ancora di nuovo a brevettare, a proteggere le proprie idee nell'internet delle cose, sviluppando nuovi sistemi di camere a batterie utilizzati nel mondo del retail o sviluppando nuove applicazioni soprattutto per analisi dei dati. Questi sono solo alcuni esempi di ciò che il Fermano sta già facendo, i primi passi verso questa rivoluzione industriale, questa nuova rivoluzione industriale, ma ce ne saranno molti altri. Oggi un po' l'obiettivo della giornata è quello di stimolare anche queste nuove idee rispetto a dei giovani ai quali chiediamo soprattutto nuove idee. Quindi professore, il futuro passa per queste strade, innovazione, start-up, informatica? Sì, decisamente questa parola digitale va sempre più accostata a qualsiasi settore dell'industria classico, quindi non possiamo immaginare moda senza digitale, agricoltura senza digitale, cibo senza digitale, e nel farlo non dico che dobbiamo annullare quella tangibilità, lo dico soprattutto rispetto al cibo, all'agricoltura e alla moda, che hanno altissimo bisogno di manualità ma hanno altrettanto altissimo bisogno di innovazione, e su questo un giusto mix tra manifattura e digitale costituirà probabilmente una nuova specializzazione di questi territori, un nuovo saper fare che ci proietterà nel futuro come anche capacità sociale di rispondere all'innovazione. Presenti tutti gli istituti scolastici del territorio con le dirigenti che sono tutti quanti proiettati verso il futuro e soprattutto verso l'internazionalizzazione per un territorio che deve promuoversi sempre più spesso e sempre meglio ed ha bisogno per questo anche del forte supporto della politica. Una giornata di studi, di riflessioni, ma soprattutto una giornata che guarda al futuro del Fermano, ma a quale futuro per questo territorio? Beh, il futuro sta prima di tutto nella consapevolezza di un cambiamento ineluttabile che dobbiamo cercare di accompagnare e in qualche modo di far nostro. Io credo che questa sfida non sia solo naturalmente nostra, cioè di chi si occupa di politica e di amministrazione pubblica, ma anche degli imprenditori. Noi abbiamo il dovere di eliminare gli ostacoli, gli impedimenti, le strozzature. Ma gli imprenditori hanno il dovere di leggere appunto il futuro, ed io credo che qui, dove abbiamo una concentrazione manifatturiera così forte nel calzaturiero, ci sia il dovere da parte di molti di questi imprenditori di diversificare, di diversificarsi, di spingere anche verso la crescita di quelle che sono nuove imprese, nuove attività, proprio partendo dalle loro imprese e non rimanere ancorati a quella produzione che certamente dovrà darci ancora un futuro, ma che da sola questo futuro non potrà certamente assicurarcelo. L'indagine da un punto di vista strettamente economico è stata affidata a Marco Marcatili, che ha fatto della situazione una proiezione importante, puntando l'accento sulla comunicazione, che è un po' la chiave di volta di un territorio che sa fare per tradizione, ma riesce sempre meno spesso a promuoversi nel migliore dei modi, soprattutto nelle nuove frontiere di mercato. 14ª giornata dell'economia per fare il punto su quella che è la situazione, con un particolare focus nel territorio fermano. Quali sono le prospettive e soprattutto le possibilità di questo territorio? Ma il Fermano c'è come c'è sempre stato. Durante quest'ultimo anno il Fermano ha rallentato le proprie esportazioni e quindi tutta la regione Marche ha rallentato, quindi la regione Marche dipende da questo territorio. Però il Fermano non è dentro le grandi traiettorie che cambiano
cambiano la faccia del mondo, per cui noi produciamo le stesse cose che producevamo 30 anni fa, la nostra capacità nel produrre valore aggiunto e di incorporare i fattori della quarta rivoluzione industriale che abbiamo presentato questa mattina in Camera di Commercio non sono incorporate all'interno dei prodotti che vengono costruiti nel Fermano, c'è una scarsa capacità del sistema produttivo di attrarre il capitale umano più qualificato, quindi è un Fermano che per certi versi ha dei tratti molto interessanti di competizione sul mercato internazionale, ma per altri rinuncia ad essere attore protagonista in questa grande rivoluzione industriale. Quindi da questo punto di vista alcuni dati di miglioramento ci sono stati nell'ultimo anno, però tutta la regione Marche, quindi anche il Fermano, soffrono di una certa lentezza a recuperare, soprattutto perché c'è stato un raffreddamento della domanda internazionale che penalizza territori come questi che sono più vocati all'esportazione. Quello che ci si aspetta è che ci sia maggiore attenzione e maggiori politiche nell'accompagnamento di un processo di starting up che su questo territorio è cominciato. Ci sono 15 imprese startup innovative in questo territorio, però non c'è quella consapevolezza per cui la startup cresce non perché sta nell'incubatore o perché nasce all'interno dell'università, ma la startup cresce se è accompagnata da un'impresa matura, per cui la proposta che lanciamo è quella di un grande club deal di imprenditori che sono disposti ad accompagnare nuove startup, nuove imprese in queste traiettorie internazionali che cambiano la faccia del mondo. Le molte sfaccettature dell'economia nel territorio fermano sono state prese in esame da altri esperti come il filosofo Cesare Catà, che ha detto appunto che la comunicazione è fondamentale, ma non soltanto da un punto di vista del saper fare, ma anche da un punto di vista storico e della coscienza del marchigiano e del fermano nello specifico. Dobbiamo evitare che futuro e fermo siano due termini che non stanno nella stessa frase. Sì, possono stare insieme e credo che sia determinante la maniera con la quale Fermo, il territorio fermano, riesce a comunicare se stesso. La questione della comunicazione è decisiva per comprendere il concetto di futuro e in questo caso del nostro territorio tanto più, visto che siamo sempre stati in deficit di comunicazione. Per pensare il futuro di questo territorio occorre ricominciare a pensare come noi lo raccontiamo. Un futuro che non prescinde dal versante umanistico, come lei ha detto, quindi l'economia e un po' quello che è l'umanesimo di questo territorio devono andare insieme per promuoversi a vicenda. Senza dubbio, si tratta di un rapporto complementare, cioè il futuro si gioca probabilmente nella capacità da parte delle imprese e dell'economia di comprendere quanto l'umanesimo possa ancora dire in questi ambiti apparentemente più aridi, ma dall'altro lato alla cultura si chiede di non arroccarsi in posizioni accademiche ma di aprirsi verso realtà imprenditoriali, senza dubbio. Quindi il futuro potrebbe essere quello del turismo facendo tesoro del proprio background? Sì, un tesoro che per molti versi nel nostro territorio è ancora inesplorato. Quindi noi abbiamo perduto molto, ma questo significa per noi anche una grande potenzialità proprio per gli anni a venire. Le risposte devono essere date non soltanto dal versante economico, ma anche da quello politico. È intervenuto in sala, in Camera di Commercio di Fermo, anche il senatore Francesco Verducci. 14ª giornata dell'economia qui in Camera di Commercio, ma che cosa, come ha detto nel suo intervento, può fare la politica e qual è il ruolo della politica anche in questa fase di congiuntura economica? La politica deve mettere tutti nella condizione di esprimersi. L'economia oggi, al tempo di grandi innovazioni, ha bisogno di idee. Noi abbiamo un grande valore aggiunto, quello di nuove generazioni che vogliono essere protagonisti, e allora il compito nostro è evitare diseguaglianze che mortificano molti, che non li fanno esprimere. Dobbiamo fare in modo che ci sia una società più forte, che tanti che stanno pagando la crisi si rimettono in piedi. Questo significa creare lavoro, questo significa creare lavoro di qualità, questo significa aiutare le imprese a conquistare mercati esteri, perché sappiamo che in un momento in cui ancora i consumi interni sono bassi è fondamentale conquistare mercati esteri. C'è bisogno di una politica che sia forte, che costruisca investimenti. Noi stiamo battendo i pugni in Europa perché l'Europa torni ad essere un'Europa di investimenti che punta sull'economia reale. In questi ultimi anni la recessione è finita, comincia ad esserci una ripresa. Per noi ancora non basta, però è già qualcosa di importante e siamo impegnati con grande determinazione perché appunto si consolidi una via che rafforza la nostra economia, che rafforza territori come questo che attraverso le manifatture si sono fatti conoscere, sono diventati grandi e che oggi vanno supportati.
Il presidente della Camera di Commercio Graziano Di Battista ha salutato con molta soddisfazione ed orgoglio tutti i ragazzi presenti in sala, spingendoli ad una riflessione e ad una spinta propulsiva, un territorio che ha bisogno sicuramente di loro come della competenza di tutte le figure intervenute per un'idea di futuro che possa essere nuova, diversa e sempre più rivolta al mondo del lavoro. 14ª giornata dell'economia, un focus in particolare su Fermo, sul Fermano, sul suo futuro. Gli scenari quali sono, Presidente? Gli scenari sono quelli che ormai noi conosciamo. Diciamo che questa mattina noi abbiamo lavorato più sulla un'azione di sensibilizzazione tra tutti quelli che sono gli attori che interagiscono nel territorio, nelle Marche e direi nel Paese. Abbiamo avuto la presenza di parlamentari. Credo che sia stata una mattinata senz'altro interessante, abbiamo visto la presenza dell'Istituto di Credito Locale in forze, abbiamo visto la presenza di tutti gli istituti scolastici qui del territorio della zona, che poi questa è la sintesi di una serie di azioni che portiamo avanti con le scuole sia in termini di formazione ma direi anche di internazionalizzazione, in quanto ormai queste scuole sono tutte collegate con realtà estere e quindi creiamo la mentalità giusta in questi giovani su quella che deve essere poi la loro funzione di internazionalizzazione. Inoltre abbiamo questi tre relatori sono eccezionali, i quattro con il filosofo Cesare Catà, e che ci hanno sensibilizzato e ci hanno dato indicazioni su quelle che possono essere appunto le proiezioni future, ed è evidente che noi dobbiamo mantenere quella che è il core business dell'economia del nostro territorio, che è la moda, che è la calzatura, che è il cappello, che è l'agroalimentare, ma dobbiamo essere inseriti in quel contesto globale che vede le nuove imprese, le cosiddette start-up fatte da giovani che operano nella comunicazione, che fanno programmi che poi vediamo con meraviglia, che poi non dovrebbe meravigliarci mica più, che giovani che predispongono progetti che interessano multinazionali a livello mondiale, e allora ci sembra quasi strano che le vengano a prendere a Fermo. Invece è piuttosto normale, perché queste scuole sono in grado di formare giovani adeguati, e poi ecco, la sensibilizzazione su un mercato che vuole che sappiamo comunicare bene quello che facciamo, farlo ancora bene, e questo lo diamo per assodato, ma è altrettanto importante, o forse la componente diventa primaria, quella di saperlo comunicare, di saperlo raccontare, di farlo arrivare ai quattro angoli della terra. Ma se è vero che il Made in Italy ha una potenzialità di sviluppo, quindi i prodotti di lusso, una potenzialità di sviluppo che è pari al 17% del globale, non può essere che noi non stiamo in questa fetta. Però dobbiamo far arrivare e far sapere al mondo le cose che noi facciamo. Non basta più quei clienti abituali che avevamo, che incontravamo alle fiere, ma dobbiamo farle arrivare anche attraverso questi smartphone, attraverso i social, attraverso tutti quelli che sono gli strumenti che oggi sappiamo tutti noi vanno a utilizzare.